benvenuti al nostro appuntamento speciale Natale qui su Farming Simulator 22. Un caro saluto a tutti e ancora e ben ritrovati. Ci siamo un attimo. La camera qua, ecco qua, a posto. E allora, bonjour, benvenuti a notte, rendezvous de Noël avec Farming Simulator 22. E allora, iniziamo a costruire la nostra farm. Allora, vediamo un po'. Intanto acquistiamo il terreno. Perfetto. Allora, noi ci mettiamo una casetta. Economia. L'usata che cosa offre? Guarda un po'. Avrei potuto risparmiare un sacco di soldini. Però sta... questa mi torna utile. Però per il momento non mi serve. Allora, iniziamo a costruire. Mettiamoci lo stretto necessario. E allora, come avete passato la vostra vigilia? E soprattutto, cosa avete trovato sotto l'alberello di Natale? Lasciate un commentino. Facciamo una farm minimal qua. La casettina, che qua mo dobbiamo investire un bel po' di soldini. Ma allora, vediamo un attimo cosa ho acquistato qua. Ma allora, qua la macchina sta parcheggiata. Allora, ho acquistato queste OK. OK, allora, mo quasi quasi. Mi sembra di avere tutto, sì. Ah, intanto mi devo installare questo. È grande però, eh. Vediamo se ci entra. Questo, ma qual è il verso? Non è questo. Questo avrei potuto metterlo qua, ma non va bene. No, troppo grande. Allora, mettiamo questo. E per forza. Vediamo un po' se riusciamo a piazzarne. Una la piazzerei qua. Cerchiamo di fare una farm molto in economy. Vediamo un po'. Qui si sovrappone a che cosa? Ci sto io per caso? No, non ci sto io. A cosa si sovrappone? Si sovrappone un po'. No, così non va bene. Devo spostare la trippia qua. E allora lo mettiamo al solito posto, cioè sulle spalle. Oh oh oh. Wow. Più tardi avremo come grande ospite d'onore, o meglio sarò io onorato di avere in diretta qui nel canale il mitico Macho King. Allora, iniziamo. Stiamo iniziando proprio la farm da zero. Ieri ovviamente ho iniziato ad acquistare i mezzi off camera, quindi diciamo i mezzi che vedete sono quelli che ho acquistato io. Allora, vedremo di fare qualcosa. New Highlands. Ovviamente chi vuole partecipare, come dice anche un altro carissimo amico streamer, è importante che sia un follower del canale o un abbonato, ma amici in generale, quindi basta essere followers, basta seguire il canale e poi mandare un messaggio in privato per, o semplicemente basterà scrivere
in chat il proprio nick su Farming in modo tale da poter essere accettato e quindi fate entrare in partita. Allora, questo che è più potente lo utilizzeremo per preparare il campo qua sopra. Allora, poi qua mi sembra, se mi sbaglio, manca qualcosina, eh? Il rullo manca, giusto. Manca il rullo. Sì. E poi manca anche il sarchiatura, giusto. Mi ero completamente dimenticato. Allora, ovviamente la categoria di questo trattore è quella piccola, ma è stato potenziato al massimo, quindi teoricamente dovremo spremere un pochettino in più. Allora, rullo. Qua c'è sta trebbia qua, ma quasi quasi la prendo. Quasi quasi la prendo. Usata. Costi chiari l'uno, però no, ne ho già uno, no. Il Kamaz, per esempio, off camera ho acquistato il Kamaz e poi me lo ritrovo un altro tranello usato. Allora, questo no, questo già ce l'ho. Vabbè, ok, allora. Quindi abbiamo detto rullo. Sì, mitragliatrici per il momento non ci interessano. Fergus 08 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Cin Wella, 10. buongiorno carissimo Felbus, grazie per i caffè. Buongiorno carissimo Macho King, si chiama Double Logistica 1 Twitch, tutto attaccato. E facciamo il suo al mitico Fernbus. Vediamo il benvenuto in partitica. In partitica al mitico Macho King. OK. Sto preparando un po' la farm qua. Puoi Il andare caffè anche su. patacca, il caffè che spacca. Grazie, Macio. Vedi che puoi entrare anche su Discord. Allora, vediamo un po' se. Ecco qua. L'invito per il Discord è questo qua, il link. Non so se già ci sei. Black Dog ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Il Black Dog, buongiorno e grazie per il follow, benvenuto. E allora, dov'è il Black? Ecco qua. Non me l'ho ancora caricato. Il bot. Allora, facciamolo direttamente al pannello qua. Benvenuto nel canale, grazie per il follow. Il Black Dog, vediamo un po' se lo prende. OK, preso. Ottimo. Grazie per il follow. Benvenuto. Allora. Oggi riposo, tranquillo Fenbus, oggi è giorno di riposo per te e mi sembra pure giusto. Il Black, anche tu sei giocatore di farming come il mitico Fenbus? Allora, qua manca sarchiatore. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, mi sciure fes, ha capito?
Ah, certo, Venebus. È il black, ma è iniziato con la modalità difficile, ma ha già rodato un pochettino su Farming 19, perché sai, può risultare un pochettino difficilotto, ecco, quindi a meno che sei già collaudato. Ah, e allora io ti consiglio di iniziare gradualmente, perché poi con la season diventa un pochettino più complesso. Allora, qua manca ancora qualche attrezzo, quindi vediamo un attimino il trattore. Questo quanti cavalli è? 175. Ok, allora facciamo l'acquisto, quindi mi serve il rullo. Eh sì, dove sta? Eccolo qua, 175. Sì, ci siamo. Questo mi serve. Ok, parogero. Allora, guarda, il black. Io penso che su Farming 19 o breve sono 24 di gioco che comincia. Eh sì. Allora, il 22 rispetto al 19 è un po' più slow, diciamo così, un po' più lento, quindi richiede molta più pazienza. Vai tranquillo, macio. E dicevo che richiede molta più pazienza, è molto ma molto più lenta la situation, e quindi bisogna avere all'inizio un po' più lungo, proprio perché ci sta tutto questo fatto della season, e quindi così rispetto al 19 va molto più blando. Allora, questo l'ho preso. Che mi manca? Allora, seminatrice. Ah, sarchiatura, giustamente. Allora, 17 metri non è che. Allora, 140. Allora, questo qui mi è stato consigliato da Mythic Ashram e dice che praticamente in una sola passata fa il doppio del lavoro. Quindi io direi di tagliare la testa al toro. Vediamo che peso ci vuole qua, però 1100, 1100. Sì, questo è già predisposto con il peso massimo. Ok. 1100, 140 cavalli, a posto. Ok. Poi che altro ci manca? Ah, fertilizzatrice con fertilizzatore. Allora, qua questi qua solo, eh sì, peccato non ci sta l'usato qua. E allora, caro il black, scusami, ma e qua si fa ragionamento rapporto peso a potenza richiesta e ovviamente paparelle, quindi diciamo che a parità di grandezza io prendo sempre l'attrezzo più leggero, che orientativamente il lavoro più o meno è quello là. Ah, ecco cosa mi mancava, raccogli sassi, altrimenti avrei rovinato tutti i macchinari qua. E non va bene. Ecco qua. 120. La spesa la facciamo una volta e la facciamo bene. Ovviamente, oramai sono diventato fan del BTK qua. BKT. Il black, se tu vuoi, puoi anche tu entrare in partita, eh. Il server è aperto. Così ci fai un po' di compagnia. Ma allora, raccogli sassi, l'ho preso. Che altro mi manca? Ah, beh, ovviamente mi serve questo. Ecco qua. Mettiamo sempre le ruote strette. Ah no, ok, allora. Qual è l'altro Midas? Mi pare. No, Midas no. Continental, ecco qua. Mettiamo i pneumatici Continental.
Vediamo se c'è bisogno di un po' di calceviva, così almeno facciamo. Allora, calceviva richiesto, K, quindi. Diciamo così, prendiamo calceviva. Tranquillo, non ti preoccupare. Sarai sempre il benvenuto. Quando vuoi, io solitamente la domenica mattina vado in multiplayer, però anche in altre occasioni. Quindi, quando vuoi, vieni tranquillamente. Allora, qua prendiamo 4000 litri per il momento di calceviva. Prendiamo 4000 litri di fertilizzante. Poi eventualmente allora arrivato a questo punto, mo pi un trattorino, un altro trattorino piccolino. Allora, vediamo un po'. Ah, devo vedere prima. Vediamo un attimo. Potenza richiesta, ovviamente. In economy, questo qua 42 metri. Questo si fa una sola passata e ci passa la paura. Allora, questo non dice quant'è. 18 kg, 25. 21, eccolo qua. E andiamo un po' in economia. Allora, 50 metri per il momento non serve. Configurazione, queste 2400 lì, facciamo 4000 e non se ne parla più. Come diceva il grande Totò. Allora, Fernbus, ovviamente se vuoi entrare pure tu in partita, vieni, non devi creare problemi. Nel frattempo inizio ad acquistare un po' di cose per gli amici che devono venire in Lives. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì, sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. Carissimo Maurizio Max, buongiorno, buon Natale. Benvenuto, bentornato. Reduce da una serata, come si dice, da un cenone esagerato, oppure è stata una cosa equilibrata? Speriamo. Allora, quindi copertura, risparmiamo. Ok, soldi stanno finendo. Allora, questo me ne prendo un altro piccolino. Grazie, grazie. Vediamo di prendere un altro un po'. Sempre in economia qua. Qua prendo New Holland. Per la serie qua. A posto. Poi mettiamo ruote strette. Stamattina, capito? Avrò l'onore di avere il Lives, il mitico Macho King. Cioè, tu hai capito niente? Scusami se poco. La faccia del bicarbonato di sodio. Esatto. Ui, dice carissimo, buongiorno. Facciamo un bel su anche al mitico DJ. Ecco qua. Allora, questo penso può più che bastare. Qua i soldini cominciano a scarseggiare, quindi mo quasi quasi. Ne ho presi due. Vabbè, ottimo.
senza volerlo però. Beh, va bene, va bene. Ruote strette. Comunque non so se avete notato, ma le targhe sono uguali per tutti i mezzi, eh. Allora, però prima di fare ciò, io devo prendere un drappeso qua. Eh sì, devo prendere il contrappeso. Allora, vediamo un po' questo che richiede. Combinazioni 900 kg, ok. Fino a no, 1000 fino a 1500, ok. Allora, vediamo un po'. Questo qua c'è il Luna Mod del John Deere che permette 1800 euro, che ci permette di poter utilizzare lo stesso peso per che poi può essere modificato e quindi può essere eventualmente aumentato oppure diminuito il peso. Ecco qua. Allora aspetta un attimo che controllo le impostazioni qua. Allora un attimo solo che... Ah, è andata? Vedi che su Discord, se vuoi puoi entrare là così mi comunichi in tempo reale. Forse stava così perché stavo ancora in fase di... Era nel menu di gioco là, boh. Allora facciamo così. Ah, ecco qua, impostazioni server. Allora. Ok. Nel frattempo inizio a portare i trattori qua. Caro DJ, bella domanda. Dovresti farle capire le cose, insomma. In maniera molto molto delicata, perché queste situazioni qua sono abbastanza complicate e quindi sono pure delicate, non è facile gestirlo, quindi dovresti farle capire che, insomma, dirle la verità e cercare poi di risolvere questa situazione qua. Non è semplice, però purtroppo bisogna far capire. Ma ci aspetta un attimo che mo la faccio ripartire. Allora, può darsi che devo impostare di nuovo. Ok, continua. Consenti il crossplay. Multiplayer. Prova a vedere adesso se ti fa entrare.
Lo so, DJ, quello è brutto, brutta sofferenza, è una situazione un po' complicata. È un po' per tutti quanti così. Solitamente dovrebbe andare così, ma cioè comunque puoi venire anche su Discord, senza problemi, perché almeno così riusciamo anche a comunicare con la voce. Allora, questo però quasi quasi gli metterei le ruote standard, almeno uno, tanto questo qua alla fine deve lavorare sui campi, quindi quello è normale, la special one. Lo so, ti capisco, ma non è semplice. In maniera molto delicata dovresti provare a farle capire che, diciamo così, il sentimento non è proprio condiviso. Ci ho avuto pure il pensiero per farti gli auguri, quindi insomma vuoi dire. Ci tiene. Ho detto, dovresti provare con tanta delicatezza a farle capire che diciamo così. Bella, bella, bella difficile. Farle capire, insomma, che il tuo cuore si è fermato altrove. Anche se detto così, ogni parola che dici c'ha il peso, un peso esagerato. Matteo, sei riuscito? Eh sì, magari come dice il Black, in maniera molto molto delicata far capire, insomma, che diciamo che se non al momento non hai, come dire, non provi sentimenti o magari diciamo così sei un po' distaccato, diciamo, da lei, allora dovresti farglielo capire. Poi ovviamente ci vuole del tempo, e a volte ci sono anche dei caratteri che non sempre riescono ad arrivare alla rassegnazione, che poi parliamo comunque di una cosa parecchio 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 delicata, insomma, che va a incidere pure sull'umore.
Comunque devo dire la verità, sì, New Holland qua. E prova, ma lei se il suo cuore, come dire, nel suo cuore ci sei tu, però tante volte può darsi pure che magari come dire, è riuscendo a guardare un'altra persona, magari può apprezzare le caratteristiche di un'altra persona, ovviamente, però anche l'altra persona ancora deve apprezzare o dovrebbe apprezzare quelle là, insomma dovrebbe esserci un viceversa, però magari può darsi pure che può scoccare la scintilla, però l'importante, come ha scritto anche Black Dog, è importante essere onesti, specialmente sulle cose sentimentali, che sono cose parecchio delicate. E prova, può darsi pure che tante volte, come dice il mio amico barbiere, da una piccola scintilla può nascere una grande lampa. E quindi può darsi pure che magari apprezza e inizia, magari ritrova la sua serenità con l'altra persona. Provare, provare, provare. Come diceva Massimo Troisi nel film, non ci resta che piangere. La ragazza che giocava con la palla, con il pallone, a finire Twitch fraintende. Eh sì, vabbè, l'importante è che si cerca di risolvere almeno sta situazione un po' particolarmente delicata. Aspetta un attimo, Macio, devo controllare. Perché nelle impostazioni può darsi pure, sai? Ora faccio così. Può darsi pure, Macio, può darsi. Mi ha messo crossplay, se mi sbaglio, selezionate. Allora, multiplayer. Crea partita. Mi ha messo. Mo provo così, vediamo se riesce ad entrare. Sì, DJ, è un po' complicato. E dovresti, ti ho detto, il mio consiglio è quello di iniziare a gradualmente a farle capire queste cose, poi magari se ti riesce provare un attimino a sbloccare, a cercare di sbloccare questa situazione. Ok, ma ci vado un attimo un'occhiata, vediamo un po'.
Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Eccoci qua, dicevo che non so se è un problema di mod. Prova un'altra volta, Macio. Io ho insomma, ti ho visto, ho messo poche mod, al limite le mi faccio un profilo pulito qua, lascio solo il multiplier qua. questo dico, prova a vedere perché andassi pure che poi ieri comunque ho giocato con lui, quindi guarda un po' proprio quando deve arrivare lui, il gran patacca Storkel 130. Non ho capito quale mod è. Orchetel. Ok. Io poi creo un profilo pulito con pochissime mod, metto guarda questo, guarda, la miseria. Tanto creo grande fan boost, grande macho, speriamo bene. La zappa storta ha appena brindato con 10 caffè, grazie mille. Cheer 10, buongiorno e buon Natale a tutti. Grazie mi dico la zappa storta, grazie per i caffè e buon Natale anche a te. La Lives. Come dice il mitico Macho King. Oui, Brixia, buongiorno, auguri anche a te. Aspetta un secondo, io ho visto che stavi anche tu giocando a Farming 22, sbaglio. Ma in tutto questo non ho nemmeno caricato il carrellone qua. Mi sono scordato di mettere la paillette qua, anzi il la calceviva. Yeah.
un po' di dai, che però manca poco, dai, ho visto che un po' ti sei avvicinato al 22. Eh sì, si mette, ecco perché lui fa Brixia, fa le live senza webcam. Capito il trucchetto? Perché lui giustamente dice: no, ma io farming 22, no, non lo voglio. Poi magari se fa parte del, magari è arrivato anche a te 30 miliardi di, insomma, ha raggiunto quota 30 miliardi e lui giustamente dice: ma io non dire niente. Quindi se vendo a mente qualcosa, pure 100 euro, passala nella zia. Oh, guarda, c'era un giornale qua su Farming 22 che ha scritto: anche Brixia 76 ha raggiunto la nostra nuova versione di gioco. E allora, quello è Gigino giornalista. Devi chiedere a Gigino, Giginillo, un giornalista. Ma ciò, ci sono news? Brix, secondo me quando acquisterai il gioco e appena andrai online, appena farai gioca, praticamente la notizia si diffonderà come quando praticamente il super presidentissimo la zappa storta va in live ed esce praticamente su tutte le testate giornalistiche. Ai ai ai. Allora mo faccio così, Macio, mo faccio un profilo senza mod e quello deve andare per forza. Mo questo salvo un attimo, questa partita non mi interessa, quindi allora facciamo così, salva, e allora mo vi porto nell'altra farm, quella là che ho fatto nella Helen Grant. Esci dalla partita, mo proviamo a vedere se quell'altra mappa la carica. Ah, vabbè, mo vado comunque in multiplayer. Allora, qual era? Eccola qua. Allora, crossplay, sì. Facciamo solo una prova con questa mappa qua, poi dopo mi creo un profilo liscio, pulito, pulito, senza mod, così poi evito problemi con chi gioca in crossplay. Ok, allora, questa è una specie di fattoria qua. Allora, sul campo 8 qua, per il momento è installata la casetta qua, poi quest'area qui è dedicata alla parte, diciamo così, per la lavorazione dell'erba. Quindi abbiamo un cassone da carico con il serbatoio per i minerali per l'insilato, poi abbiamo un rullo per la cura dei prati, poi queste, vabbè, ci sta questo qua. Che il caricatore per le balle, è imballatrice standard,
Poi abbiamo la wrapper, quindi la macchinetta che ci fa le balle tinsilate con il braccio, questo qui, per addrizzare le balle. Poi abbiamo ranghinature, quello che gira la paglia e tutto un po' in economia qua, la lama. Poi andiamo di qua e ci abbiamo il silos multifruit, che questo qui è compatibile sia con su PC ma anche su console. Qua il parco macchine, poi per quello che riguarda la creazione, quindi lavorazione dei campi, abbiamo l'aratro, il macchinario per togliere le pietre, la trincetrice, seminatrice, piantatrice, rullo. Abbiamo la come si chiama? Mi sono scordato. Starchiatore, e poi abbiamo fertilizzante, il coso per fertilizzare, calceviva, questi mezzi, questo è stato preso usato, cassone. Poi abbiamo il mitico Landini, abbiamo un bel Fendt, e poi questo qua che abbiamo preso usato. E allora, ma qua però manca la lama. Quindi vediamo un po' cosa c'è da fare qua. Allora, mietitura. Allora, iniziamo con questo. Allora, il campo 21, questo è piccolo. Quindi facciamo così, prendiamo il mezzo, intanto accettiamo il contratto. Ha preso? Perfetto. Iniziamo a muoverci con questo qua che è un po' più forte. Ho fatto un po' in economia, poi ho fatto una specie di farm qua, diciamo. Molto 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 tranquillo. Qua ovviamente c'è l'ingresso per i mezzi, diciamo, meno ingombranti, e poi c'è anche l'ingresso dall'altra parte, che è l'ingresso carraio, dove praticamente possono entrare anche mezzi molto lunghi. Adesso vi faccio vedere l'ingresso. Qua ci sono, diciamo, giocatori molto più bravi di me. Ovviamente ho creato una cosa così molto spartana. E qua abbiamo l'ingresso principale, diciamo così, per i mezzi grandi, e quindi abbiamo anche un ampio spazio di manovra, per cui quando devono entrare, op, ci entrano proprio lisci lisci. Ok, però giro. Allora, campo 21, dove che si trova? Nei pressi di campo 15. Ah, sì, sui campi. Dovrebbe essere il campo vicino alla stazione, forse. Tagliamo per di qua. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Macho King, Macho King. A proposito, ma io non ho fatto suonare. Qua io stamattina poi io mi sono un pochettino fossilizzato, ma qua. Oh
grazie Macio per essere passato. Tranquillo che la prossima volta, anzi mo, mi preparo un profilo proprio liscio con giusto una o due mod per il crossplay, proprio per evitare problemi. Caro Macio, grazie ancora. Grazie per essere passato in Lives. Ti auguro una buona carica pappatoria, una buona giornata, buon Natale. Ma stasera vai in Lives, io poi oggi pomeriggio mi faccio un po' di lavori sull'altra mappa. Sulla mappa francese. Je vais travailler en France. Mi appare un balino rosso, non so. Vedo di risolvere un po' sto problema qua. Allora, grazie Macio, grazie di tutto, grazie per la pazienza. Mi raccomando, mangia poco caro Macio, perché poi altrimenti da Macio King diventi poi il maciocune, il pacioccone. Patacca, il caffè che spacca. Voilà. Allora, visto che ci troviamo, prendiamo una trebbia decente. Grazie Brixia, buona continuazione di giornata, buona carica pappatoria. Ha giocato a Farming Simulator 22. Lo abbiamo sgamato, Brixia. Lo abbiamo sgamato. Il Black. E facciamo il suo anche il Black. Il Black Dog. Allora, vediamo un po'. Mi è scomparso l'audio qua. Ecco qua, è ritornato. Allora, vediamo un po'. €400.000 sono tanti. Allora, sono indeciso se New Holland, John Deere o Case. Ultimamente, se non fai lo streaming, non esce il gioco che hai portato. Allora, facciamo un sondaggio. Allora, nuovo sondaggio. Mettiamo trebbia nuova. Mettiamo New Holland. CH7, poi John Deere, sono le, diciamo, quelle piccoline, diciamo così, quindi T560, e poi mo metto la votazione, faccio il sondaggio così, e poi Case 7150. A voi la parola, chat. Votate, votate, votate. Vediamo un po' l'usato. Non ci sta niente. Ok, nel frattempo che voi io vedo altri contratti. Avvolgimento balle. Questo è interessante. Questo si può fare. Sì. Questo si potrebbe fare. Adesso me lo metto in coda quasi quasi.
Accetta il contratto. C'ho i mezzi a disposizione. Questo dove lo devi portare? Lo facimento a balle. Mercante di bestiame, ok, sta là vicino. Campo 24, dov'è che sta? A proposito, 24, 24, ah, 24, 24, sta qua vicino alla farma. Cioè, la farma non sta là, vicino alla vecchia farma. Allora, vediamo un po'. Allora, il sondaggio è terminato, vediamo un po'. Allora, ha vinto case 71-50. Quindi, case 71-50 vince case 71-50. Allora, questo è quello che ho io. Case 71-50, eccolo qua. Allora, mettiamo per il momento le ruote normali, le solite BKT. Ah, larghe no. OK. Poi prendiamo ovviamente la sua lama, la più grande. KK. Peccato che non mi è uscito nell'usato. Per il momento prendiamo solo questo e poi. Quella, Carlo, buongiorno, buon Natale anche a te. Come dice il caro vecchio Santa Claus. Come lo chiamano quelli che parlano English. English, speak English. Speak, speak, speak English. E quindi, allora. Devo andare sezione lame e mi devo andare a prendere in carrellina, altrimenti lo porto a sbattere ovunque. Allora, dove sta? Eccolo qua. Ah no, sezione lame, andiamo qua. Allora, quello qual era? Mi pare questa. No. Eccola qua. Combinazione. Prendiamo questo, che meno fa meno casini. Qui, ma io l'ho fatto il suo Maurizio. Nel dubbio, lo rifaccio a Maurizio, lo rifaccio anche a Macio perché non so se l'ho fatto e questa scuderia lo voglio. Allora, rifacciamo la Macho King. Ecco qua. Allora, ha vinto, quindi. Eccolo qua. Ha vinto il case. Che poi, fra l'altro, devo essere sincero, lo sto usando anche nella campagna rossa, quindi parlo della fattoria dei fratelli Capone, che praticamente è sulla mappa francese. Ho acquistato appunto il case perché effettivamente anche permette di ottimizzare i tempi di lavoro sui campi perché ci risparmia di andare avanti e indietro più volte. Confermo, confermo. E il case, per esempio, magari non è proprio molto apprezzato rispetto al John Deere, però è un ottimo prodotto. Infatti io sull'altra mappa là mi sto divertendo, è un ottimo rapporto qualità prezzo e soprattutto quantitativo di carico, è la lama che è anche grossa come questa qua che ho preso adesso, quindi ci permette. La lama che è anche grossa come questa qua che ho preso adesso. Ma posso disturbare? A disposizione, carissimo. Buongiorno, auguri e buon Natale. Buongiorno. Dica, duca. Thank Auguri a tutti. you. Ah,
sto facendo tutta sta pipì che provo a fare. E pipì popò. Ma sto progettando. Ci ha raggiunto anche Caiman. Il caimano più buono che ci sia. Buono sto caimano, no? Voglia. Il caimano, il famoso treno delle ferrovie italiane. Vecchio ex FS, Ferrovie dello Stato. Per chi è un po' più grandicello se lo ricorderà sicuramente. Allora, vediamo. Si è ingastrata la lama. Sei sbloccato. Ha detto ieri sera, abbiamo fatto la live molto tardi. Uh-huh. Ha detto, dice, domani vuoi aiutare. Da. Ma sei riaddormentato? No, no. In realtà non ho capito perché stamattina mi ha dato problemi. Proprio ho detto devo fare un profilo pulito senza mod, tante mod, perché io ho visto che per esempio il Silos Multifruit dovrebbe essere compatibile anche per console, perché infatti quando scarico le mod solitamente faccio solo mod crossplay e mi escono tutta una serie di mod. Quindi può darsi che fra le mod che io ci ho installato ci sarà una che va in conflitto con tutto il resto. E quindi devo, praticamente, ti ho detto, devo creare un profilo pulito con una sola mod installata, tipo il Silos Multifruit e basta. Perché poi lui sul gruppo ha mandato pure la foto, solo che non sono riuscito ad individuare la mod che dava problemi. Quindi mo faccio un profilo pulito e quando poi... Non voglio venire a giocare con te. E vieni, tanto il profilo è aperto. Il server è aperto. Se vuoi. Come se voglio. Certo che voglio. A disposizione, tanto ho preso. Io penso che su questa mappa qua ho preso i mezzi proprio per. Vabbè, qua c'ho il mappone qua, quindi c'ho quello là un po' più fornito. Quindi se devo fare tipo, che ne so, il. Il ciuffone ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Willa, carissimo il ciuffone, buongiorno. Benvenuto nel canale e benvenuto in live. Qua con noi, qua stamattina ci sono un bel po' di amici. C'è il super presidentissimo, la zappa storta, in questo momento in collegamento da Houston, direttamente dagli Stati Uniti, non se non ricordo male. Mi sto divertendo a progettare una mappa. Ah, ecco. E io poi ti accennai, no, che avrei fatto qualcosina sulla Ellengrand. E praticamente, beh, poi quando entri in farm direttamente, quindi vedrai quel poco di cose che non sono un farm designer, però diciamo che ho cercato di per il momento di dare una faccia decente a sta, chiamiamola, farm. Brixi, sì, vero. Ma pure Wopparan non scherza, quando fa le farm là si mette. Wopparan usa, sì, lui usa come si dice, non usa le mod, insomma, che c'è, cioè, la chiesetta, il santuario, perché ha tutto lui. Sì, siamo. È proprio Brix, anche lui, questo sì, è veramente. Infatti secondo me, se io volessi giocare con lui in multiplayer, secondo me manderebbe in crisi il sistema qua in una maniera incredibile. Eppure lui ci gioca proprio liscio liscio, tra l'altro, in old style, old school. No, Brix è il mio guadagno. L'unica cosa è un po'. È un vecchietto testone che lui, capito? Vabbè. Ah. Però penso che, dai, Farming 22. Secondo no, me. No, ma
Oggi quando gli ho detto che c'è anche un'altra bot che gli interessa, che è uscita, poi non è che gli dico le cavolate, proprio gli mando i link. E allora pare che si ammorbidisce un po'. Adesso lui vede in quel modo, lui gli piace giustamente, perde tempo sulle mappe, giustamente, e gli serve le sue mod del cuore, beh, quindi è normale, vuoi dire. Che ci gioca tanto. E poi vedi tu, dopo tante ore di lavoro, di gioco su una mappa, vuoi mettere pure la soddisfazione di poterla replicare, insomma. Io qua più o meno ho detto, poi quando entrerai ti renderai conto che ho fatto una cosa, ma molto spartana, che diciamo... devo, è in fase di sviluppo, va, se possiamo dire, e di progetto e progettazione sta a farmi, quindi piano piano, man mano che mi verranno un po' di idee, cercherò di... Io per esempio la mia adesso la sto finendo, se guardi sul gruppo di WhatsApp, la sto finendo, sto a fare dei progetti, ma lascio molti spazi vuoti perché mano a mano mi usciranno mod che mi interessano di più. Ma tu fai pure delle super mappe, voglio dire, io qua mi limito a fare delle cose proprio a livello, come dire, in piano, mentre invece tu, come ho visto pure Cayman ha fatto la sua farm là, c'è la parte che scende e c'ha le serre, insomma, ci vuole fantasia, ecco. Io nonostante... E si ricordi bene, yeah, che qui non siamo in America! Vi siamo sparato un botto sotto la finestra. Come si dice? Cava, fresco. Ha capito? Io voglio le crepacore, però. E comunque, sai, poi c'è Maurizio Max, che pure lui, secondo me, pure si è creato una bella farm, però non la mostra in Lives, perché altrimenti... dice che noi siamo invidiosi, lo copiamo. E allora lui giustamente dice, prima che mi tolgono i... si è disconnesso in internet qua, fortunatamente qua il programmino Gamecaster mi registra in background, quindi diciamo che caricherò poi questo video in maniera integrale o integrata. Online? Eh sì, no, infatti quando ho sentito pulupupulupu ho detto, ma che è qua? Pulupupulupu caravan petro pulupupupu tenega parapapapa Tenica il riccio riccio, voce brigando solo un bacio, o sarracina, tiri, o sarracina, tiri, bello, io, o sarragippo, o sarragippo, o sarragippo, non
che me ne fanno un muro. Wow. Clip, clip, clip. Maurizio, o Sanragippo. O Sanragippo, bello. Guaio. O Sanragippo. O Sanragippo, io so che ne fanno un muro. Ah. Le domeniche per noi, che anche se non è domenica, le domeniche per noi sono creative. Bravo, giustamente. Oh, guarda, quando stai tu in live non so perché esce fuori questa vena. Questa vena, ma che sei, una muso? Un muso? Cioè, la musa in maschile come si chiama? Il muso? Il muso. Il muso. Il muso di che tipo? Il muso a ciabette? O Sanragippo per Beluaion. O Sanragippo per. Ah, ragazzi, ma secondo me, no, la zappa, secondo me tutte quelle cose che abbiamo mangiato ieri, non so se da voi, diciamo il cenone di Natale, ecco, facciamo questo sondaggio: da voi il cenone di Natale è abbondante come quello che si fa a Napoli, quindi Napoli e provincia, oppure è un po', diciamo così, normale, quindi è quel il cicinino in più? Vediamo un po', chat, scrivete un pochettino, così almeno conosciamo un po' usi e costume. Magari scrivete la provincia, ecco, così magari individuiamo anche le aree geografiche. E soprattutto, qual è il piatto tipico natalizio delle vostre parti? Da noi oggi è tutto cinghiale. Ah, cinghiale, oca, insomma, così. Le cose molto più sofisticate. Grazie Maurizio, Maurizio. Parlando di Brixio, Maurizio. Ah, c'ha miseria, va. Ma allora, invece da stalla fai io, me la potevi fare te, così io la giocavo, no? Mi la portavo in Lives, facciamo grazie a lui, grazie all'aiuto, e poi fa tutto te, dici. Ma tu puoi entrare, io ti sto aspettando. No, sto finendo a progettare la mappa io. Ah, mi ha abbandonato allora. Allora, ma te non mi hai sentito quando te l'ho detto? No, avevo sentito che stai progettando. Stavo a progettare. Ora devo andare anche a fare la tua. Ah, ecco. Comunque Maurizio ha chiesto l'aumento, ha detto 100 lire in biancatura, lavatura e stiratura. Hai capito? Giustamente lui dice: io vi faccio il servizio, servizietto per bene, e giustamente vuole essere anche pagato in maniera equilibrata e corretta, ed effettivamente hanno già tutti i torti, diciamolo, ha ragione. Maurizio ha sempre ragione, a prescindere. Qualcosa gli daremo, Poi dobbiamo vedere se Maurizio ha ragione rispetto a Elisa, o Eliza. Un saluto alla mitica Eliza, giusto? Pare che si legge così in inglese, Eliza, Elis, comunque Elis. La Super Vips, il canale, la zappa storta. Niente di me. Quella è la Super Vips, secondo me diventerà anche la capo spadaccino là. Piano piano quello mi sa che prenderà anche il posto del papà o del babbo, come si dice in alcune parti dell'altra parte d'Italia qua. E quindi mi sa che Maurizio sta iniziando a... Maurizio, non perdere colpi, perché poi la tua figliola poi ti fiscarp. Te levo post, mi raccomando. Lupane da sotto i denti. E poi dopo non ti fa. Ti toglie dal mixer. E poi ti rimane senza corrente, lascia. Ragazzi, comunque io mi sono scordato anche di farvi fare autopromozione. Ovviamente, se qualcuno di voi è streamer,
Ecco, può scrivere nella chat. Può scrivere nella chat il nome del canale e magari dire cosa porta oggi, se va oggi in lives. Mi raccomando, non mettete link, altrimenti il bot vi banna, cioè verrà ammazzata. E vi dice no, poi, non si fa. Se ci piace il vostro nome, c'è il rischio che nasce anche la clip con l'inno. Esattamente, mi nasce praticamente la clip pubblicitaria, e quindi approfittate, gente, approfittate che non si paga, quindi approfittate finché Natale è così, non si paga. Oh oh oh, ja wunderbar. A proposito, caro la zappa storta, ma noi settimana prossima quando è che facciamo Arancino? Lei è un po' dimenticone, eh? Dobbiamo ricordarla alle persone lives, perché magari lei guardano. Lei è un po' dimenticone, eh? Non si ricorda, eh? Anche lunedì con Ricchi Fuochi e Cotillon. E poi vi aspetto giovedì per l'ultima giocata dell'anno con Ranch Simulator da me, e facciamo un'altra bella sparata di fuochi, visto che si avvicina il giorno prima di Capodanno. Andiamo un attimo dalla ditta Spost, ci prendiamo due fuochi d'artificio e poi belli tranquilli ce li andiamo a sparare in farm. Ok, Rogero, in realtà sai, la zappa, a me serviva una seconda trebbia, perché quella lì che ho comprato in realtà l'avevo presa perché ho trovato un'ottima combinazione, però se non ci sono i cambi grossi è sprecata, e quindi ho detto dall'altra parte, e quindi ho detto quasi mo ne prendo un altro, e approfittato che sono entrata su questa mappa, ho detto vediamo un po' cosa mi consigliano gli amici in chat, e la chat ha sempre ragione a prescindere, e quindi poi mi hanno consigliato bene, perché sto bel mezzuccio, il case comunque lo utilizzo anche nella serie dei fratelli Caponi, quindi ottima trebbia, la serie russa. Ok, ok, o come dice il nostro amico OK Macho King o Kevin. Ah, oh, Kevin. Credevo OK Rogero. Anzi, K Roger. E mo aggancio. Ah, meno male. OK, primo contratto Furnishut. Andiamo a riscuotere. Ah, ancora devo. Devo andare a scaricare. Qua volevo già riscuotere. Ai, che dolore. Ai, se faccio un figlio. Ai, lo chiamo Emilio. Sempre meglio di Basilio. E se femmina non so. Cioè, mamma mia. Cioè, ti rendi conto cosa hai tirato fuori dal cascione? Dal cascione dei ricordi. Il mitico trio I3-3. Americani, italiani. Italiani. A me mi pare una. Bravo. Ecco, non mi veniva bene in mente. Beh, quella è una battuta classica. Soprattutto come quell'altra lì, l'acqua è poca e la papera non gallisce. Che poi quello è pure un detto napoletano, tra l'altro. Ma lui sono napoletano, sì. Sì, sono napoletano tutti e tre. Uno dei 3-3 l'ho incontrato 10 anni fa, facendo servizio d'ordine per una manifestazione, diciamo, pubblica. E ho avuto il piacere e l'onore di vederlo, ma di vedere una persona veramente umilissima, cioè abbordabile, si è fermata, chiacchierata, non è di quelle persone, sai, montate di testa, che cioè montate di testa, diciamo quelli un po' meno umili, ma che solo per il fatto che sono persone conosciute, hanno quell'atteggiamento un po' così, no, arrogante, però sai, un po' io so, io, voi, capisci, no?
come tua sound alert, per intenderci. E quindi niente, proprio umilissimo. Poi pure Barbara Chiappini, c'era Ecco qui. un'altra donna molto ma molto umile alla mano proprio, cioè roba che quando ho visto con quanta umiltà e con quanta educazione e dolcezza si poneva con tutti quanti noi, veramente una persona proprio spettacolare, oltre ad essere una bella donna, ma anche ha un carattere, un'umiltà Come dite voi, è una bella guagliona. una bella guagliona, una bella signora, anzi, sì, è una bella guagliona, perché comunque è una bravissima, veramente una cosa inaspettata. Infatti, quando ho visto questi atteggiamenti, ho detto, mamma mia, cioè, bella e anche brava, ma anche molto umile. E come dice Dodò, è la somma che fa il totale, è guagliona, è così, eh. Mo' mi vado a fare un po' la missione dell'avvolgimento delle balle e mi sa che prendo il Landini. Tu l'hai vista, no? Nella pre-live, la farm. Oddio, farm, sto parcheggio qua. diciamo così. Allora, mo' mi metto a posto un attimo i mezzi e poi, ovviamente, mi vado subito, subito, subito a fare la seconda missione. Mi dispiace veramente tantissimo che non sono riuscito a far entrare in partita Macho King, però mi faccio un profilo, ti ho detto, profilo con pochissime mod, giusto quello che mi serve, solo usi il silos multifrutta e basta, al massimo. Io ce l'ho tante e lui con me riesce a entrare. Questo è quello che non ho capito, perché le impostazioni, per esempio, le ho messe, le impostazioni quelle lì, multi e crossplay, quindi voglio dire, è strano, veramente strano, perché dico, ma com'è possibile che, e appunto non funziona, cioè sai, è un conto dire le impostazioni non sono corrette, lo dici, ok, ho sbagliato a mettere le impostazioni. Proprio quando le impostazioni sono corrette, ma tu ti rendi conto che è così, allora dici no, allora c'è qualche altra cosa che non va. E quindi devo fare un profilo bello pulito, pulito e sistemato. Giusto il multisilos, multifruit. Metto, quando installo questo profilo ci metto solo un mod multi crossplay, come si chiama? E per forza. Ali, Ali, Macho King Ali, Macho King Ali, Macho King Ali. Lo giro di un paese. Con la banda? Con la banda musicale? Col main, col quadro del Mahindra. Ah. Allora, vediamo un po'. Qua la strada è un po' in pendenza, una buca, ma va bene perché ci devono essere buche. Qui c'è la casa, va bene, qui c'è la casa, Ma qui c'è. i tombini sono a livello oppure. Sì. Ma voglio lite per scaricare, io l'ho fatta, ma voglio lite per portare la roba, non tre cristini. Immagino. Dobbiamo togliere un po' d'erbaccia. Oh, ora siamo passati qui al biogas. Biogas, biogas, ero dell'universo. Questo era un cartone. E i Bioman, non so se te li ricordi, Oh. quelli lì tipo i Power Ranger dei primi anni 90, non so se in Italia pure li hanno trasmessi. Questa era una serie TV che trasmettevano in Francia, e io quando ero un po' più piccolino, siccome per un paio d'anni e mezzo ho abitato in Francia per via del lavoro di mio padre, allora per imparare la lingua, e le prime cose che faceva era guardare i cartoni animati, i film, queste cose qua. E quello è stato d'aiuto, la musica, queste cose qua. E quindi questi uno dei metodi e dei mezzi più semplici per imparare una lingua, ovviamente, è la TV, o la musica meglio ancora.
Allora. Basta che sentivi un attimo. Sì, poi per esempio se tu guardavi un film o un cartone animato, tu all'inizio non è che capisci tutto, però poi inizi ad associare l'azione con quella parola lì e tu man mano che la riascolti una seconda volta, tu magari capisci che per esempio Le Pen non è Lupin ma è il pane, o forse la mia pronuncia non è corretta, comunque capisci man mano inizi ad associare Se le anche parole. abruzzese Lupin. Lupane. Ah, Lupin, e quindi questa è la situation. Allora, mo ci andiamo a fare una bella tagliata. Ci andiamo a fare la missione delle balle che qua pagano bene. 12.000 euro. E poi mi sono fatto tutta sta bella azienda. Ho detto, mo ci metto tutto. Che quando qualcuno entra non deve fare altro che scegliere l'attrezzatura e si fa tutto il lambaradam. Però questo, se mi sbaglio, questo è per PC, sta mappa. Sì, questa qua è per PC. Grazie, grazie. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sempre. Lotto di Lupin. lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. Esattamente, come dice il mitico DJ, c'è qualcuno? Ragazzi, in chat mi dite se ho fatto il su a tutti quanti, perché io mi sono scordato, non so se l'ho fatta a tutti quanti, quindi se magari mi dite, guardi, io non l'ho ricevuto, allora vi vengo a fare il suo, C'è lo spadaccino. eh no, e pure io ogni tanto cerco di farlo pure io, perché quando sto da solo in lives poi non lo faccio, capito? Allora cerco di prendere sempre la buona abitudine che quando ci sta qualcuno, entra qualcuno nel canale, fa break al canale, break al canale, e io sto là e vado a fare il annunciazione, annunciazione, la famosa battuta quella lì di Massimo Troisi, Lello Arena e l'altro mi scordo sempre come si chiama. È una cosa, grazie Maurizio. E allora qua bisogna fare il mitico applauso a Maurizio. Ah, Maurizio, Maurizio, ma Maurizio. la pesa grande, la pesa, che... Grande Maurizio. A chi serve? Meno male che Maurizio c'è. La Pesa, la stazione di Pesa. Quello dice che è un qualcosa di ornamentale, però tu magari quello tipo ti torna Comunque, esempio, utile. al biogas ci ho messo la stazione di servizio del biometano. Ottimo, ma quello ci sta il biogas, la mod che ti produce il biometano, se non mi sbaglio. Pensa che la posso mettere qui al biometano, vedete, dietro, che invece entrerebbe. Mettiamo qui da parte. Serve a qualcosa? Cioè, c'ha un'utilità sta a fare Ma o più per come i 3-3 a me. E qua per esempio sulla mappa francese all'ingresso del biogas ci sta. Insomma, capito? Vabbè, tanto i soldi ce li abbiamo perché tanto qui ne abbiamo messi tanti per creare tutto quanto. Tu quanti ne hai messi? Io qua ho messo il come si chiama, il sostegno da parte dello Stato là, e ha fatto circa 7 milioni, ci ha fatto Ma tra io 1.000 e 3.000. allora ti dico quanto ho speso fino adesso, forse. No, prima. No, io faccio in maniera che praticamente la città vive da sola, non è che ci ho messo La zappa sto.
La zappa sto. C'era una volta il sound alert. Sì, sì, no, la sto riproducendo io a voce perché. Eccolo. Abbiamo speso milione e due alla faccia del bicarbonato di sodio. E chi paga? Zio Pandalone paga. No, ma ho detto che manda tutto la fattura a Gab. Azzù, e qua ancora dobbiamo finire di ecco. E io pago. Chi paga? Maurizio. Ha detto che offre Maurizio e non ho detto niente. Si è offerto volontario, la zappa manda a lui la fattura con imbiancatura, lavatura, imbiancatura e stiratura. Come dice il grande Totò. Allora, posso dire, mi piace come io e te abbiamo impostato i canali live. Io con i film, con i pezzi, le cose, il canale live, tutto su Totò. Bello. Sono belle cose per ricordare ai giovani che si sono persi nella vita. E beh, diciamo che vabbè, io essendo partenopeo e poi siccome c'è anche un certo legame noi partenopei con il principe, allora ho voluto omaggiarlo, diciamo così, non solo con le classiche battute che uno conosce, ma anche su quelle meno conosciute. Quindi funicolare senza corrente, poi devo mettere ancora altri sound alert che sto studiando e in base a quelli che non hanno suonato io poi li vado a sostituire con altri sound alert. E pensa che io avevo pensato di mettere quella lì della famosa, io ho carta bianca, però poi siccome caso Twitch ci sono quelli lì un po' che magari non capiscono o non sanno che quella ironia, allora ho preferito non metterla, però ho pensato di metterne altre ancora più divertenti, ovviamente sketch famosi, non solo quello là di Spogliatoio, ma ci sarà ancora un altro, almeno due o tre sketch di Totò, Peppino e la Malafemmina. Twitch, Totò, Peppino e la Malafemmina è il titolo di un film, quindi mi dissocio e ti ribadisco concetto. Twitch, vai su Google e scrivi Totò, Peppino e la Malafemmina ed è il titolo di un film degli anni 50, se non ricordo, ma 60. No, perché sai, a volte sti, come dire, questi algoritmi di Twitch sono strani. Esatto, perché come hanno fatto a te che ti hanno bannato, perché soltanto ma là secondo me c'è stato qualcuno che ha fatto la segnalazione. Sicuramente lo dicevamo con non mi ricordo se con Brizza o con qualcun altro. Il problema è che quando tu cominci a crescere a volte dai fastidio. E però quello che dico io, no, se tu per esempio vedi che il canale della Zappa Storta funziona, magari da persona adulta ed intelligente, uno che fa dice, senti mo quasi gli chiedo, guarda, tu come fai per intrattenere le persone, gli chiedo un consiglio, cioè fai più bella figura così. Invece no, la gente sì, ragiona un po' di, non dico di pancia, ma a volte anche d'altro, però dico almeno un po' di umiltà, No, quello che ragiona con quello che dopo ha prodotto la pancia. Esatto, quello volevo intendere, cioè chiedi un consiglio. Per esempio a te ho chiesto come si fanno i sogoli lì, come li fa chiare, e tu in maniera umile guarda, si fa così. E quando insomma io lo dico, uno lo dice, guarda, sto sound alert l'ho visto, sta cosa l'ho visto da Chiara _
Error 404, ci facciamo pure un po' di pubblicità. E mi è piaciuto. E quindi ho visto che questa cosa è particolare e l'ho chiesto. Quindi, se non conoscete Chiara underscore error 404, seguitola. Ma raccomando, ovviamente, Maurice, so che sono un po' rombi. Mi fai la gentilezza di mettere il link dei canali, tutti quelli lì che mi fai. Asso parecchio di Maroni, povero Maurizio. No, però Maurizio, però si mette là e si dà da fare. Infatti è per questo che non è che mi metta, non chiedo più di tanto, proprio perché so bene che uno, come dire, non solo lo fa gratis, ma tu magari ti metti là, fa che assolutamente non necessita. Maurizio grande, ho regalato 4 vinelli a Maurizio, la sua figlia mi ha fatto dice il tuo vinello è una bomba. Ah, ha già provato, ma è di tua produzione? No, beh, una volta sì, ce l'avevo di mia produzione, adesso no. Ah, e vabbè, allora secondo me dovresti cominciare. Dovrebbe essere tutta roba forse locale, non mi ricordo se c'è qualcosa non locale, insomma. Ah, oppala, opparanna, qui c'è uno scalin. Ah, allala, lo scalino che si chiama Pasqualino. Noi ci diamo una bella, ci chiamiamo Pasqualino, lo scalino Pasqualino, qui ci diamo una bella smussata. Ahia, Pasqualino tu. Ui, oggi stamattina stiamo andando anche un po' più alla Renzo Arbore, ma ragazzi non mi dite niente, mi sono cresciuto con Indietro Tutto, cioè con siamo tutti qui cresciuti, penso. Mamma mia, ma poi, cioè, vogliamo parlare di Renzo Arbore? Voglio, perdonatemelo, ve lo dico in napoletano, voglio è un mostro, è un genio. Tradotto in italiano è una persona di grandissima bravura, un grande ingegno, e poi comunque resta sempre un grande. Ma veramente bravissimo. Oh, al di là del c'ho una telefonata sotto, vai tranquillo, vai. Mi raccomando, ovviamente seguite i canali che vi sta consigliando che vedete qui in basso in chat, ovviamente, che vi sta dando il grande Maurizio Max, lui c'è. Oh yes. Allora, com'è che si fa? Ah, ecco qua, perfetto. Quindi è CTRL e B per doppiare i comandi qua, per farli partire tutti quanti insieme. Together. Grande Maurizio Max. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Ok, allora per te anche 4, non mi preoccupare, offro io a questo giro, va, a questo gire. E salutiamo anche il mitico 9 gire 0, che ultimamente è poco presente in live nel suo canale, ma fa parte del team La Zappa Storta, il team di Formula 1. Ma sai che ti dico, quasi quasi facciamo giro tondo qua e facciamo prima e io pack. Questo non è il trattore dei fratelli Caponi, quello è un altro trattore molto molto potente. Si sono vendute le vacche per comprare il trattore.
E scusate se 500.000 lire ci fanno specie, perché quest'anno c'è stata una moria delle vacche. Punto. Due punti. Ma sì, abbondiamo. Abbondandus amotandis. Oh, ci sono altre due clip. E queste dopo le devo andare a vedere. Dopo me le devo andare a vedere. Grande Maurizio. Grande, grande. Ah, ecco allora. Ci divertiamo. Ho la vaga impressione che ci sarà pure funiculi funicula. Prossimamente funiculi funicula. Noi volevamo sapere l'indirizzo. Yeah? Noi volevamo sapere l'indirizzo per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Sentite, se volete andare a manicomio, vi ci accompagno io. Ma va là. Questa è la parte dello sketch di Totò e Peppino davanti al Duomo di Milano, anzi in quel caso lì nell'inquadratura c'era anche la galleria Willy Black. C'è stato un piccolo blackout e stamattina chissà qua. Siamo un po' tutti quanti collegati e allora si è affaticato un pochettino i server qua. A cosa serve il sarchiatore? Allora, il sarchiatore ti serve per rimuovere le erbacce che si creano dopo post coltura. Quindi tu prendi il sarchiatore e elimini le erbacce. Ovviamente ce ne sono di due tipi, c'è quello là più economico, ora ti faccio vedere. Allora, ecco qua. Allora, scendiamo dal mezzo, abbiamo due tipi. Allora, sarchiatore, eccolo qua. Ci sono questi qui, tutti questi qui che vedi, tranne il Chopstar, che questi qui devi fare, se non ricordo male, un paio di passate. Con questo qui invece è completo, cioè praticamente subito dopo effettuata la semina passi questo e praticamente ti elimina tutte le erbacce. Cioè praticamente dopo, quando avviene la crescita, non devi ripassare. Almeno così io ultimamente sto sempre utilizzando questo qua e noto che dopo passato, subito dopo, non mi crea problemi. Quindi io ti consiglio questo, però costicchia un po', altrimenti in alternativa puoi prendere anche quegli altri là, quindi puoi prendere pure qualcosa di più economico di questi qua. Comunque ti serve per eliminare le erbacce dopo puoi anche passarlo dopo, io non ho... il rullo ti mette il seme, te lo compri molto più nel terreno, quindi questo ti serve dopo, puoi anche passarlo dopo se non mi sbaglio. Tu comunque dopo che hai seminato, se non mi sbaglio, subito dopo ti dice erbacce, e quindi tu, se vedi che ti esce la voce, allora tu puoi iniziare a sarchiare. Se vedi che non te lo dice, aspetti che ti esce. Però io l'ho fatto prima, perché io ho notato che mi avvisa e mi esce prima, quindi teoricamente dovrebbe andar bene con quello che utilizzo io. Ti ho detto, faccio una passata e non ho più problemi. Non ho ancora sperimentato con quelli lì classici, quindi non ti so dire, devo provare e poi devo farti sapere. Quello che ho visto, un video tutorial che ha fatto Robby Mel, a quanto pare lui diceva che era più efficace.
Comunque tu basta che ti avvicini al terreno e vedi quello che nell'invo cosa ti chiede di fare. Infatti faccio così. Bello sto Landini. Landini. E qua andiamo a raccogliere un bel po' di soldini. Landini soldini. O dopo ci divertiamo qua a fare a ranghinare qua. Ne vedremo delle belle. Ah, poi ovviamente con il sarchiatore puoi anche rimuovere i residui di paglia, erba, tutte queste cose qua a bordo campo, quindi praticamente ti fa una doppia funzione. Ci rischiano di passare due volte. Quindi due volte con quello classico, il sarchiatore. Semini e già forse te lo richiede. Lo passi, aspetti che cresce il primo. Devi usarlo massimo al primo stadio di crescita. Mm-hmm. E una volta che poi non te lo richiede più il sarchiatore, a quel punto significa che hai fatto il tuo lavoro e hai sradicato tutte le piccette. Ok, mo devo provare quello là più economico, perché sulle varie tutorial che ha fatto Robby Mel aveva detto che praticamente sto sarchiatore ti eliminava tutte le erbacce, ed effettivamente ho notato che comunque man mano che passava sto sarchiatore aumentava anche la percentuale di raccolto bonus, come si chiama, in più. Dopo tanto, grazie a Macio, siamo riusciti ad arrivare a un campo. Arriviamo sempre al 95%, siamo riusciti ad arrivare al 100%. Caspita, io sull'altra mappa sto al 98%. Non ho capito perché in alcuni punti mi fa qualcosa che non capirai mai, che hai sbagliato, però hai sbagliato qualcosa. Proprio rifacendo tutta capo, quello se va a, come si dice, a ripristinare in teoria. Però comunque è un pezzettino piccolo che mi dà il sta percentuale del 98%, però già è qualcosa, perché se consideri pure che è la prima semina. Io ti devo salutare, ti ringrazio per l'ospitata su Discord, ma qui grazie a te per essere passato in Lives, e poi sei oggi che fai qualcosa oppure sei ospite? Era stasera live, stasera, sì. A che ora facciamo un po' di pubblicità? Pubblicità. La zappa storta dalle 21, se non ricordo male. Stavolta. Passate dalla zappa. 21. Dal canale La Zappa Storta. E vi? Insieme al mio tecnico del suono, Maurizio Max, insieme penso a Gippo, non so se uscirà anche lui vivo dai pranzi perché... È vero, qua è un po' difficile, bisogna digerire, prendere un bel digestivo e poi con Macho King se non si addormenta. Per il resto sì, siamo. Tu... siamo sempre quelli, poi dopo chi si vuole unire si unisce, andiamo sulla Erna Ingrata ancora, perché la Nomen ancora in fase di costruzione. In fase di costruzione. O progettazione. Grazie a tutti, buon pranzo e buon Natale ancora, e mangiate tanto e bevete pure, con parsimonia però. E soprattutto se bevete tanto, non guidate, ecco. Fatevi un bel sonnellino, prendetevi un bel caffè che è praticamente il caffè patacca del mitico Macho King 82. E allora ringrazio ancora il mitico La Zappa Storta per essere passato in Lives e per averci fatto un po' di compagnia radiofonica stamattina qua su Radio Tab International. Tab International. Io mo tra poco pure io.
il tempo di finire. Sì. Basso F Marco 98 ha appena iniziato a seguire il ciao canale. Grazie ancora Maurizio, grazie, buon pranzo, grazie per il follow. Grazie. Ti è entrato un Marco, questo è il moderatore di Marco, è il moderatore di Arbit. Grazie Marco. Yankee Tango Charlie _ Foxtrot Marco 98, benvenuto nel canale e benvenuto in live. Grazie per il follow. Oh, l'ho fatto lo spelling con usando l'alfabeto internazionale fonetico, quello che poi viene utilizzato anche dai radioamatori. Io sono un cibista, quindi più o meno sto abbastanza allenato. E quindi, caro Yankee Tango Charlie _ Foxtrot Marco 98, benvenuto in live, benvenuto nel canale. Ciao ciao. Ciao Zappa, grazie ancora. Di nulla, ciao ciao. Ciao. Ecco qua. Benvenuto nel canale. E allora Yankee Tango Charlie Marco, anzi ti chiamo Marco, ma così facciamo prima. anche tu sei un farmer, insomma un giocatore qui di farming. Ah, ottimo. Tu da dove hai iniziato? Direttamente dal 22 oppure come alcuni amici qua hai iniziato tipo dalla farming 17-15? Che c'è qualcuno degli amici qua del canale, praticamente sono degli appassionati storici di farming. Io ad esempio ho iniziato dal 19 e quindi mi sono gradualmente appassionato. Caspito. Ah, e quindi sei un veterano, sei. E vabbè, allora che te lo dico a fare. Io dal 19 l'ho acquistato per curiosità, perché avevo guardato dei video su YouTube di Nicche e da lì mi aveva un po' incuriosito questo gioco. Poi l'ho acquistato ad un prezzo abbordabile e da lì poi ho iniziato gradualmente ad apprezzare il game in sé. L'ho giocato per quasi 4.700 ore, quindi poi quando è uscito il 22 ho detto questo è un must have, non può mancare, quindi l'ho acquistato e quindi diciamo che mi sono appassionato a questa saga, che può sembrare banale sto gioco, ma banale proprio nulla. Ah, e io appunto io ti dirò di più di questa versione qui. Mi sarei aspettato una grafica un po' più realistica, però ho notato che effettivamente è un po' più per è progettato per la grafica HDR e quindi i colori diciamo sono un po' più accesi, non sono neutri, quindi più vicino alla realtà, però diciamo che sostanzialmente il motore grafico mi pare abbastanza buono. Oh Black, grazie ancora per avermi fatto compagnia, ti auguro una buona carica batteria natalizia. Qua io mo tra poco pure io stacco, perché anche io devo mettere, come si dice a Napoli, i piedi sotto la tavola, e quindi anche oggi ci facciamo, però stavolta mi sembra un po' più light, quindi carissimo che mo mi sfugge il nome, vediamo un po', caro Black, grazie ancora per essere passato in Lives, e quindi quando vuoi passa nel canale, se hai bisogno di qualche consiglio, se io lo so te lo dico, altrimenti ti consiglio anche il canale dell'amico Jason Farm,
che è un cultore di farming, quindi qualsiasi informazione, se hai qualche dubbio, che diciamo richiede una certa conoscenza tecnica, ti invito a passare nel suo canale, a lasciare un follow, e ha anche un canale Discord, per cui qualsiasi cosa puoi passare da lui, altrimenti se l'ho detto, se vuoi passare, chiedi a me se lo conosco, come diceva Dadò. Bene, altrimenti desisti. In questo caso, diciamo, ti dico: guarda, non lo so, e quindi ti dico: bussa alla porta del mitico Jason Farm. Grazie, grazie il Black. Buona continuazione di giornata. Buon Natale, ho ho ho, e buona carica batterie. Vai leggero, leggero oggi. Ciao, buona giornata. Maurizio quando è troppo silenzioso, non me la conta giusta, non me la racconta giusto. Chissà che sta combinando. Oh, fotendo uno, fotendo uno. Sta facendo il discolo. Lui è lì dietro il mixer, dietro le manopoline che gira, fa. Non disturbate il Maurizio Max. Ma che non dà mai il min, ma dà sempre il max. E perché Maurizio Max lui c'è, giustamente. E quindi Maurizio Max lui c'è. Ah, pure tu. Ma allora pure tu, allora verrai in Lives. O di crei la farm ma non ce la fai vedere, almeno sul gruppo WhatsApp dovresti secondo me farla vedere un po' questa mappa mondo. Comunque Maurizio, non so te ma Stolandini mi sta piacendo. È proprio fluido nella guida. Cioè, qua sto facendo questo lavoro, sembra praticamente di avere la saponetta. Questa qui è la Ellen Grant, quella che su Farming 19 era la DLC Alpine. La sto riprendendo un pochettino. E qua pure su Farming 19 pure ci ho speso 400 ore di gioco. Pensati, 400 ore, sta mappa mi ha dato delle belle soddisfazioni. E adesso però mi sto dedicando maggiormente alla mappa francese, la Hue, e non so come si chiama, la Hue, quella là. E infatti la mattina porto quella lì. E poi ui macio, ma sei in viva voce? C'è l'audio attivato? Marco, infatti quando trovi la mappa buona poi ti appassioni, ti inizi a fare le tue costruzioni. Ah, volevo fare allora, beh, faccio tanti auguri ai commensali. Auguri di buon Natale ai commensali del mitico Macio King. Ah, ok, non mi sentono apposta. Sì, poi ci sono le mappe che ti appassionano e che riesci anche a fare di meglio. Io per esempio ho poche ore sulla, che è la Fesbrum, mi pare che si chiama. Insomma, le mappe principali di Farming 19 ci ho passato poco. Perché poi sono uscite le DLC, le mappe, le mod, cose, allora ho iniziato anche a
a stare un po' di più sull'Alpine, ma sull'Alpine ho battuto proprio il record. Sulle altre ci avrò fatto 30-40 ore, non tanto, però qua invece mi sono appassionato, ho visto i punti buoni e ho iniziato a creare. E bravo, è la stessa cosa pure io. Grazie, grazie a tutti. Buona carica batteria, anzi come si dice da queste, come si dice in gergo radio, carica pappatoria. E allora Franco, cioè Marco ci ha giocato pure io, più o meno 140 ore. No, 140 no, mi sa, non mi ricordo. Comunque forse io pure io giù di lì sarò arrivato grosso modo alla a quel tempo di permanenza sulla mappa. Li hai trovati tutti quanti poi posizionabili. Grazie, Macio. Buon lavoro pure a te, visto che qua devi fare lavoro di mascella e di pancia qua. Ciao, io un abbraccio, mi raccomando, stai un po' leggerino perché poi devi stare anche pronto per la Lives di questo pomeriggio, se ci stai, se fai la Lives, altrimenti mangia con moderazione. Eh no, perché se hai bisogno, Marco, io più o meno i punti li conosco a memoria, quindi posso pure darti una mano se eventualmente non li hai trovati tutti quanti. Che li ho trovati tutti quanti, adesso mi pare 100.000 euro ogni collezionabile, là, come si chiama, insomma ne sono 10 mi pare, 11, insomma è un bel prestito, no? È un bel gruzzoletto che ti può permettere anche di acquistare qualcosa di un po' più costoso, però quello una volta che li hai trovati posizionabili, poi non posizionabili, collezionabili, poi non riappaiono più sulla mappa. Infatti all'inizio per esempio c'era il bug che tu potevi anche andarli a cercare 3-4 volte e quello comunque i posizionabili stavano sempre là, poi dopo scusami, i collezionabili poi hanno, con la prima correzione hanno risolto il problema del bug, quindi è sparito pure questo tipo qua, insomma. Però all'inizio pure ogni tanto giravo, l'ho fatto un paio di volte perché volevo fare una farm diversa, però poi alla fine mi sono accontentato di quello che ho fatto. Infatti ho messo in pare sul combo 40, l'ho livellato e gli ho messo l'allevamento, quindi ho messo la parte dell'allevamento, che poi vorrei fare una biofarm e quindi mi occorre il concime e poi devo vedere dove devo piazzare il biogas, sempre una mod che mi produce il biometano e poi mi produce il digestato, per cui con quello ci vado a concimare i campi. Comunque essendo naturale pare che il digestato sia anche più efficiente, abbia un tasso più alto di fertilizzazione. Devo soltanto fare gradualmente, andare avanti con i lavori in farm là, e quindi poi io per esempio domani mattina porto quella, vado con la hot quella là, insomma, e quindi vado avanti con i contratti. Ora sta al mese di agosto se non mi sbaglio, e quindi devo man mano acquistare i campi perché devo aumentare la produzione, ok?
perché altrimenti solo con due cambi non ce faccio niente. Me ne occorrerebbero almeno 4. Quelli lì che stanno intorno alla farm, che non sono nemmeno grandissimi, non costano tantissimo e stanno a portata di mano. Uno sicuramente, 1/2 dovranno essere ad erba, perché su uno devo fare il fiene e sull'altro l'insilato, quindi me ne occorrono almeno un paio. E poi così mi faccio le balle di insilato, quelle rotonde, perché poi con quelle quadrate non riesco a regolarmi quando devo fare la proporzione per la razione mista. Un bel carro miscelatore, ho preso uno, il piccolino, poi man mano che aumentano gli animali in stalla vado ad acquistarne un altro. È come se avessi iniziato da capo, perché quando fai l'installazione delle stalle poi tocca rifare tutto da capo, e quindi tutto quello che hai fatto, diciamo, non dico che non è servito, però ti è servito soltanto per iniziare a creare capitale, insomma a incassare, e poi dopo tocca stabilire le priorità. E quindi mo la priorità è questa, cioè i maialozzi, cioè le galline, quindi mo devo lavorare in funzione di quelle cose là. E a proposito, non so se lo sai, comunque io avevo letto su alcuni forum a proposito del concime che anche le galline producevano concime. Non è così. E ho infatti installato il bunker per recuperare gli scarti corporei, e le galline anche nel menu non producono nulla, quindi praticamente solo vacche, quindi mucche, e i maiali producono il concime. Quindi se eventualmente, non so, sta notizia ti può tornare utile, sappi che le galline comunque ti producono ricchezza, però producono uova, ma non producono il concime. Però alla fine con le mucche e con i maiali, soprattutto i maiali ti creano concime, e le mucche oltre a concimi il lattuccio, e quindi vai anche a compensare le spese. Quindi da una parte investi in macchinari e tutto quanto, però da un'altra parte riesci comunque a recuperarli. Poi magari compri una fabbrica e inizi a produrre, che ne so, formaggi o altri prodotti, e man mano aumenti le cose da fare. Io mo per il momento sono schematico. Per il momento c'ho la priorità di preparare i raccolti, e quindi poi dopo man mano inizio ad andare avanti. E per il momento è come se fossi arrivata a metà dell'opera. Bello grande sto campetto, mi sa che se è a erba sto campo, qui là lo acquisto e ci vengo a fare un po' di lavori qua. Ragazzi, chi si ricorda di questa canzone? Solo quelli là un po' più, diciamo, diversamente giovani come me
si ricorderanno di questo pezzo. Maurizio, tu te lo ricordi? Non googolare, eh? Che sto vedendo che stai googolando. E ti ricordi il titolo o almeno la cantante? Io sì, perché poi dopo un bel po' di anni sono andato a googolarlo, però lo tengo ancora in memoria. Vediamo un po' se Maurizio sicuramente se la ricorda. Non googolare, io ti vedo che stai andando su Google. il browser qua a fianco, che cosa hai aperto? Google o Wikipedia? Ti do un aiutino, dai. Vediamo se è scritto in chat. Non è scritto ancora. Vuoi l'aiutino, Maurizio? Così. Guarda, sta googolando. Secondo me sta andando su. È andato su YouTube e ha scritto la la li lao lao. Rarari rao rao con la R. Che poi in inglese devi scrivere da da de da dav dav, ma pare una cosa del genere. La vuoi la soluzione? Che dici? Suggerisco? Che dite, chat? Gli do una mano a Maurizio? Allo spadaccino? Ok, si chiamava allora Gypsy Woman e la cantante invece si chiamava Crystal Water. Vai, scrivi Crystal Water Gypsy Woman e ti esce la la lina, una la la lina. Che poi in quel periodo, non so chi di voi si ricorda, Leone di Lernia, buonanima, che fece una parodia della canzone, che faceva rarari rara, pesce fritto e baccalà. Non so se te la ricordi, Maurizio. Era il periodo di Leone di Lernia che con Corona e The Rhythm of the Night sfornò la canzone Te si mangiata la banana a salsiccia e a mulignan e mo te si andà male. Che poi in Campania c'è un quindi sei un fan. E poi dovete sapere che in Campania c'è un cantante di musica folk, diciamo così, ma lui è un diplomato, se non ricordo male, al conservatorio, un bassista che si chiama Gigione, ovvero Gigi One, e lui è conosciuto, diciamo, per una canzone particolare che si chiamava La Campagnola. Gigione, poi la puoi pure ascoltare, Maurizio. E praticamente anche lui aveva fatto una versione un po' aveva fatto la parodia di queste canzoni, e quindi insieme a Leone di Lernia insomma fanno parte di un pezzo della mia adolescenza. E comunque questa canzone è stata ripresa da più artisti, quindi hanno fatto una, diciamo così, una cover italianizzata, simpatica, non volgare. A Gigione, tu non so se dove stai, comunque ci sono. Gigione spesso gira, fa anche i tour, mi pare pure a nord Italia, se non mi sbaglio. Gigione è un mito. È un personaggio molto divertente. E poi c'è il figlio, che Gio Donatello è veramente simpatichissimo, sono divertenti. Poi
è un bravo artista, sa intrattenere. Ok, dai, diciamo che questa live sta per giungere a termine qua, poi vediamo un pochettino la prossima volta di continuare la nostra Casoria Adventures, l'avventura continua. E allora approfitto per ringraziare tutti coloro che sono passati nel canale, quindi ringrazio Maurizio Max per la moderazione, per aver rallegrato questa mattinata nonostante i tanti problemi tecnici, insomma, pure con il mitico Macho King. Ringrazio Macho King, ringrazio la Zappa Storta, ringrazio SDJ, ringrazio, vediamo un po' se la chat me lo fa trovare, ringrazio Yankee Tango Charlie, Marco 98 per il follow, grazie anche per la chiacchierata. Poi che altro c'è? E vabbè, la chat è salita. Ringrazio Maurizio Max ancora per le clip, ringrazio tutti quanti voi. Quindi l'appuntamento con Farming è per oggi pomeriggio dalle 15:30. Ovviamente sarò in single player, sarò sulla mappa francese. E allora, thank you everyone, thank you so much for making me a great company during this live streaming. I apologize for the convenience of the streaming. I want to say thank you so much again. Our appointment is for today from 3:30 p.m. to 5:30 for this afternoon. Alors notre rendez-vous c'est pour cet après-midi depuis 15h jusqu'à 17h30. Et puis demain matin nous allons continuer naturellement avec Farming Simulator 22, Café en Farm, et j'espère que j'espère pouvoir jouer avec les amis du canal. Merci beaucoup. E allora, voglio, io vi ringrazio SS e tutti quanti, vi ringrazio per avermi fatto compagnia nonostante i problemi tecnici. Ringrazio a Maurizio Max, ringrazio a Macho King, a Marco 98, ringrazio a tutto quanto, a Black Dog, ringrazio tutto quanto che siete passati a me fa compagnia stamattina. L'appuntamento è oggi pomeriggio di 3:30 fino ai 5:30. Siamo in coppa a farmi, ma stavo in coppa a mappa francese. Quindi sì, tenete un po' di tempo, volete digerire o volete fare a pennichella, mettetevi cuffia e venite a fare compagnia in diretta. E allora, voglio, detto questo, grazie a sé a tutto quanto, thank you so much everyone, merci beaucoup a tous, grazie assai, buon Natale, Merry Christmas, Joyeux Noël, buon Natale a tutti quanti, è stato buono, ciao ciao!